datemi una mano a riavere ciò che era mio iscrizione al canale e campanellina è tutto gratis torno dalla camminata antipiccione camminata veloce e quello sono vestito così la mattina comincia a esserci un po mattina presto questo questo video lo sto registrando di mattina molto molto presto comincia a esserci insomma una letta bella fresca poi io vado in un parco dove insomma c'è fresco la mattina diciamo eh. quindi eh, strano che strano che la vendita dell'inter venga presa come eh, praticamente come fissare un weekend in un agriturismo perché o come fare la spesa magari da, dal macellaio è molto strano questo perché mi sembra, a parte ho appreso anche nelle ultime ore, mi hanno detto che le squadre di calcio indebitate non si possono comprare. Infatti la Roma e il Milan come l'hanno comprati. Mettiamo il coraggio anche da scendere la telecamera. Le squadre indebitate non si possono comprare. Te ne rendi conto comunque a parte, a parte quello? Eh, le tempistiche per acquisire una società di calcio cioè, sono lunghe. Non è che l'Inter sta cercando un compratore ora. ora L'Inter il compratore ce l'ha già da tempo. Te lo ripeto, Antonello, nell'ultimo viaggio a New York con Invest Corp e Ares. No, grazie, non siamo interessati. E non è che l'Inter non era in vendita tre mesi fa, a quanto pare. L'Inter era in vendita anche tre mesi fa, ma l'anno prima aveva dato tutto, tutta la documentazione a BC Partners. Quindi, quello io ti ho detto 40 volte nei video: Antonello, che con il responsabile finanziario dell'Inter va a New York, dove ci sono anche i capi di Ares, di Invescorp. E Antonello gli dice: No, grazie, no, non, non ci interessa. È perché hanno già dietro un compratore. Allora, ne parlavamo stamattina nella chat. Eh, dei ragazzi e che conoscono a differenza anche di tanti altri giornali che scrivono che farneticano tipo un giornale farnetica secondo me è tutto sport soci di minoranza ragazzi ma poi l'intra era in vendita cioè qualcuno su youtube diceva no che Zango non vende ora invece vende però vende agli americani gli arabi non gli risultano ma li volete aiutare questi canali e fate prima ma la dignità dove ce l'avete ma perché non li chiudete questi canali? Parlate comunque dell'inter. L'inter è una roba seria. Avete cambiato 740.000 bandiere, ma non vi vergognate. Ma io guardo veramente, robe, robe incredibile. Comunque, per quanto riguarda le tempistiche, l'inter classico di un'acquisizione di un club, no? In questo caso ci sono anche gli arabi, quindi c'è praticamente. Si necessitava ancora di più tempo anche per un discorso politico. L'iter classico per un'acquisizione sono circa tre mesi per individuare gli acquirenti. Segna segna tre mesi per individuare gli acquirenti. Una volta individuati gli acquirenti, fare una dietro, c'è una manifestazione di interesse e di solito passa un altro mese. Poi c'è l'invio di documenti per consentire di fare una due diligence e passano altri due tre mesi aspetta aspetta cioè i tempi precisi aspetta dopodiché si inizia a procedere col primo memorandum of understanding un altro mesetto poi solitamente ci sono altri mu e quindi mh, nel 90 per cento dei casi ce ne sono altri tre e passano altri tre o quattro mesi poi si passa al documento vincolante per le parti con relative penali. Altri due mesi. Poi altre due diligenze finali. Altri due mesi, due mesi e mezzo. E poi bisogna aggiungere gli accordi con l'UEFA, con la FIGC, anche accordi politici e via discorrendo. E poi il closing. Quindi fate i conti voi. Ovviamente in questo, nel caso in cui vada tutto bene, nel caso in cui vada tutto liscio, Altro e si cercano compratori ora, ragazzi, ma cioè veramente i giornali sono di fuori, stanno farmeticando. Non tutti. Per quanto riguarda Bellinazzo, Bellinazzo non ha. Allora, Bellinazzo ha escluso Piff perché per motivi giuridici lui dice: Anche se abbiamo il proprietario, eh, ora non mi viene il nome, che ha due squadre che giocano la Champions. E Piff, e il principe risultano nell'acquisizione di Piff, ma sono i tre, non è che lui l'ha comprata da, sola, da solo. Comunque, Bellinazzo ti dice oltre dei dubbi e possa essere piff e ha ragione per un discorso giuridico ma non ha, ha escluso fondi arabi non ha escluso arabi berlinazzi e poi a parte il diktat cinese comunque beh, ormai lo sanno tutti e lì in vendita tranne chi vi diceva che Zangara era doppiava fino a due settimane fa ricordatevi chi vi diceva oh, vieni qua Ricordatelo, io ti diceva due settimane fa che Zang leggendo la gazzetta ridendo raddoppiava, te lo devi ricordare ora. Eh? Se hai dignità, te ti devi ricordare che ti diceva due settimane fa Zang raddoppia eh? e che non vendeva. E anche questi scialtroni su YouTube che ti dicevano non ci risulta e Zhang venda, te lo devi ricordare. Te lo devi ricordare. Come ti devi ricordare, però ti sto dicendo io, ci mancherebbe. Quindi qual è il discorso? Per quanto riguarda gli americani, non esiste nessun americano nell'acquisizione dell'Inter, te lo ripeto, per la 160 esima volta. E secondo qualche cialtrone in mutande, fra 15 giorni arriverà un'offerta di un fondo americano di, di un'azienda americana quando poi si avvicina la scadenza di Octree. Si sarebbero mossi non tardi di più per vendere l'Inter, mi capisci? Perché Zang lo sapeva anche l'uccellino sull'albero? Che Zang non avrebbe potuto rifondere i soldi a Doctrine non avrebbe avuto modo in nessuna maniera. Quindi, secondo qualche fenomeno, ora fra 15 giorni facciamo passare la vendemmia. Adatto, ormai assaggiamo il novello, facciamo arrivare l'offerta di un'altra azienda americana, poi dopo viene valutata. E praticamente secondo loro l'inter passa di mano in due o tre mesi con un'azienda nuova e si sta facendo sotto oro sott'ora. Scusate, sono fuori di cervello. Te l'ho spiegati quali sono, sono le tempistiche, Te l'ho spiegato quali sono le tempistiche per l'acquisizione dell'inter in più per chi parla di americani. E ricordatevi bene chi vi sta parlando di americani. Visto la carica politica che Zhang Jing Dong sta ricoprendo perché è stato richiamato ad una carica importante. Cioè, forse la gente non ha capito, cioè, i rapporti ci sono tra America e Cina. Ma non è che per questo non fanno più affari. Ma secondo te, un esponente della politica ome Zhang, dopo che la Cina dice di non accettare più nemmeno gli immigrati americani, va a vendere l'Inter a un'azienda americana. Siamo matti. Siamo matti per quanto riguarda la cifra, a parte quei pagliacci che dicono che le squadre indebitate non si possano comprare, infatti in Milan e la Roma erano tutti inattivi no? cioè, già da qui ti devi rendere conto ti devi rendere conto di quale cialtrone ti sta dicendo questi cazzate. capito? già da qui ti devi rendere conto ma Zang, qualora lui riuscisse a prendere, visto che ci ha messo 600 milioni 650 milioni se lui esce con un miliardo e tre un miliardo e due, lui va a pari e poi, comunque, non sono stato io ad andare da sala e dirgli ho comprato l'Inter per fare un'azione di marketing. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi te calcola anche quanto costa un'operazione di marketing, quanto gli sarebbe costato a loro un'operazione per farsi conoscere un po' oltre, diciamo, la Cina, da altre parti. Anche perché Assuni che interessava il mercato europeo e per loro è un mercato piccolo, ci mancherebbe. No? però è un mercato molto ricco e loro avevano interessi anche a farsi conoscere in Europa quindi lui se piglia un miliardo e due miliardi e tre lui è a posto perché comunque si è ripagato anche tutta l'azione di marketing che ha fatto per farsi conoscere perché ci hanno rimesso 600 650 milioni loro di tasca proprio poi vabbè il debito è stato triplicato comunque hanno triplicato il debito per vincere un campionato quelle due oppe poi hanno rismantellato tutto, te l'ho detto mille volte, cosa stava accadendo? Perché doveva vendere anche, no? Tranne quelli che ti dicevano e raddoppiava, ma qui non si parla di gente che ti dice la verità, qui si parla di gente che difende la proprietà, non di gente che difende l'inter. È diverso. Perché cosa sarebbe accaduto ovviamente? Non puoi fare aumenti di capitale, non puoi investire, non puoi fare nulla. I giocatori non li puoi più vendere perché dietro gli sta garantendo non ti fa smantellare l'asset sarebbe peggiorato il livello della squadra e sarebbe, e sarebbe salito il livello debitorio la situazione debitoria sarebbe peggiorata sempre di più quindi giornali che scrivono soci di minoranza cioè veramente stanno delirando gente scrive a un anno dalla scadenza di Octree gente scrive che l'Inter sta cercando compratori ora stanno delirando il compratore c'è dietro da più di un anno non c'è nessun compratore ora non stai vendendo, non stai vendendo uno scooter e l'hai messo su subito.it stai vendendo una società di calcio e costa più di un miliardo eh ma il Milan ha fatto veloce in due settimane, sono te il Milan ha venduto in due settimane, era più di un anno e ce l'hanno dietro le stività in Milan come gli arabi e sono dietro all'Inter da più di un anno No? poi come mai noi siamo dei cialtroni, ma come mai ne parla tutto il mondo di piffe? Chi c'è l'americano? Aspetta, 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 aspetta. Fermo, 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 fermo. fermo, C'è questo americano che prenderà l'Inter. Senti, qua che ho sentito, hanno mandato una roba eccezionale, Renadive Rena Rena e cavolo, è eh. non so come si, come si pronuncia non, non, non lo so. Renadive, penso, patron del Sacramento Kings, squadra di NBA. In un'intervista alla BBC, i miei nonni bisnonni erano lombardi, tutti tifosi dell'Inter. Anch'io lo seguo dai tempi di Ronaldo e Zamorano. Eh, non sto valutando l'ipotesi di acquistare l'Inter, ma mi piacerebbe averla. Dice una cosa del genere. Volete sapere quanto è il patrimonio di questo signore? 860 milioni di dollari. Secondo te? Uno con 860 milioni di dollari di patrimonio. Poi ad averceli ci mancherebbe. Che ha meno patrimonio di Toir. Praticamente il suo patrimonio equivale quasi ai debiti dell'Inter. Si può permettere l'Inter secondo te. Qualche canale ha avuto anche il coraggio di tirarlo fuori questo nome qua. Capito? Praticamente lui offrirebbe un miliardo di euro con 900 milioni Avendolo quasi di patrimonio secondo qualche uno. E tutto... Dai! Facciamo veloce, senti com'è l'Inter, tutto a posto, dai, vabbè. mandami i documenti firmo, tutto in una settimana, due o in un mese. Come si fa a, a dire queste cazzate? Te lo ripeto, te ho elencato i tempi. Ora non saranno precisi al 100% quei tempi che ti ho inviato io, ma per un 90% vai tranquillo, sono precisi. cominceranno le retromarce, cominceranno le figure di cacca. E se tutto il mondo e se Washington Post conferma l'acquisizione degli arabi dopo averlo detto a gennaio non è che ha ripreso la stessa notizia, confermando l'acquisizione in Germania, confermano lo stesso Oliver Khan. ha confermato l'acquisizione degli arabi all'Inter, Sky Portogallo non parlano a nessuno di Jupiter, sponsor da un miliardo, sono tutte cazzate, Coca-Cola ma. <ride> Erano quelli che ti dicevano che fino a quando Zang non avrebbe avuto il permesso per costruire il nuovo stadio, Zang non avrebbe venduto. Sono gli stessi. Mentre vedi c'è la ristrutturazione di San Siro di mezzo, ora te vuoi mettere a livello anche per gestirla a livello burocratico e logistico, te vuoi mettere una ristrutturazione con ehm, con la costruzione di un nuovo stadio, cioè sono due cose totalmente diverse. Vedi, era una cazzata e Zang stava aspettando il permesso da Sala per costruire un nuovo stadio, per poi rivenderselo con gli anavi. E te lo ripeto per l'ennesima volta: quindi, Sala, un amministratore pubblico, no? Davanti a tutto il mondo, perché l'Inter è conosciuta in tutto il mondo, avrebbe dovuto dare un permesso ad uno e non può più garantire nemmeno per un pacchetto di Shoeingham ma non perché non può, perché non ha i soldi, perché non lo può fare. Capito? Secondo qualche, qualche fenomeno del web, eh, praticamente sala, oh, guarda, questo è permesso per costruire il nuovo stadio. Tieni, chiedici 200 milioni in più, ora puoi vendere. E con quali garanzie? Lo sponsor. Gli sponsor non possono garantire, inizialmente. Gli sponsor ti fanno arrivare i soldi dopo. La costruzione dello stadio te la deve garantire il proprietario. I sponsor te li fanno entrare dopo i soldi, ma devi essere te a garantire per la costruzione di uno stadio. Vi rendete conto quante cazzate hanno detto? Vedi, non era legato nessuno stadio all'acquisizione alla vendita dell'Inter. Chi ti diceva che Zangara addoppiava due settimane fa lo vedi? Che l'Inter è in vendita da una vita, te lo hanno fatto capire. Lo vedi? E non esiste. Pso, poi, dopo, no, 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 però cerca un socio di minoranza, ma qua lo socio di minoranza. Ragazzi, ma voi seguite anche certi canali, ci sono commercialisti, avvocati che si occupano di acquisizioni di aziende, vi rendete conto che puttanate vengano dette? Soci di minoranza. Ma siamo matti. E questa è la situazione. Poi, ragazzi, a me non, non, non chiedetemi delle altre live, hanno detto, c'è cioè, quelle che costruisce. Io, mi dissocio totalmente da quello che dicono nelle altre live perché io mi prendo la responsabilità di quello che dico io. Ma quell'altro ha detto non me ne frega, io mi dissocio da tutti, perché se questo canale, visto che per me non è un business, mi posso permettere di dirlo, è stato definito da tutti come rivoluzionario sul web per l'inchiesta che ha fatto su questa situazione della nuova proprietà per come ha sempre spiegato le cose, non per nulla, ragazzi. A noi ce la ci faceva dissing perché non, lo, perché cioè, lo, lo, stesso, lo stesso, ci sono state delle persone per farsi conoscere, che hanno incominciato a cavalcare Piffe. Ci hanno fatto dissing perché non li calcolava nessuno, ma perché nessuno è mai riuscito a strutturare l'argomentazione come noi, ma questo ce lo state, ce lo state dicendo voi gente ci ha detto che abbiamo rivoluzionato youtube ora secondo me è esagerato però comunque nessuno è al nostro livello per quanto riguarda la comunicazione che abbiamo messo dentro e per come l'abbiamo strutturata sulla nuova proprietà e ti garantisco che ci sono cose che io non posso dire e che rischierei a dirle ma ti posso dire non esiste nessun americano ma uno che ti dice show lo scoop e ti dice le squadre indebitate non possono essere comprate. Mi dici di cosa vogliamo ragionare? Qui? Vogliamo ragionare di formaggini, di aperitivi, di cosa vogliamo ragionare? La gente non ha nemmeno la dignità per chiudere i canali o per stare zitto. Vogliono rientrare per forza da qualche strada pur sparandoti di cazzate per avere quegli ultimi attimi. Ma, ma di che? Come quando ci fecero live contro a Invest a Cosa a, a Gas Trust? Avevano preso la visura camerale di Newcastle. <ride> Ragazzi, io ve lo dico. Ci divertiremo a breve. Fidatemi di me. <ride> Qualcuno mi hanno detto stamattina già cominciava a fare retromarcia <ride> Si stava schiantando con l'aereo. Visto che si schiantava con l'aereo in Giappone. Eh. <ride> Ora mi sa che non ci sale più sull'aereo, lo scommette? A breve. <ride> Ciao, Itte. <Inter. ride> Cosa ne ha